stava prigionia sbarrulla. Questa città, scanzata come a testa da dice no, non tieni più futuro. Ma ce l'ha qui. Chi è che l'ha decisa sta sentenza? Questa decisa non c'è accustita a parlare da sapere. La vita velena tu ci lo moro. A terra non c'è proprio più da loro. Sembra più picca sulla parturenza. Ma ogni piccina nota è una speranza. C'è costanza a vivere su stare la scuola. Ma noi, abbiamo avuto tutto il passato, vuole con combattimento da spartano. Era picchiare la storia, mon amore. La storia nostra. Senza avere paura, sei essa come da una sepoltura, chiamano a tu. E prima che oscuresce, occhi a Natale di questo qua bevesce. C'è l'amore, che fai essa quando sei coraggio. Quindi cade il tuo cuore con la raggio, che non ci vuoi più perdere sul tesoro. C'è coraggio, quindi cade essa quando sei a paura. Deve aver acceso un'altra creatura come una nemora, un selvaggio. C'è speranza, con qualche luna tiene una coscienza. C'è innanzi questo cuore arrapazzato e porta luce a Taranta Castrata. Sono incaricato di coordinare i lavori di questa serata e vi presento anzitutto i relatori. Cominciamo dall'editore, il professor Piero Massafra. Il dottor Belacicco. Il professore Franco Sterma. Ringrazio anzitutto, anche a nome di Anna Bozza, tutti i partecipanti. Non è facile, certamente lo dirà meglio di me anche l'amico Piero Massafra, che subito dopo prenderà la parola. In questa città raccogliere tanta gente intorno ad un evento culturale. Una riflessione soltanto io affido a voi. Era il 23 novembre 2008, forse neanche Anna Bozza ha fatto questo congiungimento, 23 novembre 2008, oggi siamo al 23 novembre 2015, 7 anni fa il sottoscritto presentava, probabilmente non per scelta ma così per coincidenza di eventi, presentava nella bellissima villa Schinaia di Tarsano, uno dei luoghi che dobbiamo conoscere, bellissimo, al Palazzo Galeotta, dopo c'è stato, sì, presentava il 23 novembre 2008, io presentavo il primo libro di Anna Bozza, perché per chi non la conoscesse bene, Anna Bozza ha scritto anzitutto il primo libro Taranto, amore e fantasia. Scusate se bestemmio in questa sede di tarantini, ma non riesco a parlare in dialetto tarantino, per cui traduco. E io nel confronto che ho fatto, nel prepararmi qualche riflessione sul nuovo libro, a mano, facevo un confronto su come fosse passato il tempo e che cosa è inciso durante questo tempo. La maturazione, la maturità espressa dall'amica Anna Bozza è fantastica, perché quando dice sogno, scrivo, soffro, ricamo, confonde e fonde la sua vita personale, ma soprattutto la sua vita familiare, con quella che è l'arte della poesia. Non a caso, la bellissima copertina, ho fatto un elogio davvero
ad Anna Bozza e tramite Anna a suo figlio, che è stato autore di questa bellissima copertina, dove è raffigurata la mano che solitamente, per chi ci crede, laddove c'è la linea della vita. Nella linea della vita ci sono tre vie che io conosco, non fosse altro perché anch'io sono tarantino. C'è via La Spezia, che è la sua infanzia, c'è via Orsini, che è la sua vita familiare, la sposata, c'è via L'Europa, che è la sua vita familiare attuale. E attraverso questo percorso Anna Bozza ci racconta che cosa? Credo che due parole possano bastare. Ci racconta l'amore per la sua città, per questa Taranto. Questi signori che sono qui insieme a me, ma anche più di me, lavorano perché questa città riacquisti la sua identità culturale. Lo dice il dottor Bellacicco nella sua bellissima prefazione, nella presentazione. Perché questa città, prima di recuperare la birra e qualcos'altro, deve recuperare soprattutto l'identità culturale. Speriamo di non essere, di non uscirne, no? Privo di ammirazione, perché questa volta è un po' particolare, mi trovo in una situazione un po', come dire, non di quelle che mi avvolgono normalmente quando sono portato a trattare argomenti di carattere culturale, ma anche per un altro motivo, perché vedo quanto è difficile, deve essere difficile fare teatro, perché fondamentalmente, non so se sia anche una forma di protezione, dall'altra parte non si vede assolutamente nessuno, si ha l'idea di parlare nel vuoto, questo può confortare a un certo punto, perché si pensa che o tutti siano andati via, o che il religioso silenzio è giusto per non uscirsene coi fici. Io non so se sia, come dire, opportuno che un editore parli, no, dell'autore, del volume, eccetera, di tutto questo lavoro che c'è dietro ogni opera che venga prodotta, che è poi sempre un po' un parto, no? Che si ama, si cura, eccetera, e che imprevedibilmente, come avviene dei figli, poi prende strade particolari. Le altre opere di Anna hanno preso strade particolari, ma io non è di questo che voglio dire. Se hanno preso strade vuol dire che aveva gambe per camminare, no? Che hanno incontrato pubblico, un pubblico che evidentemente è, purtroppo per noi e per la nostra storia, spesso non supera il cosiddetto pomerio, scusate queste citazioni da insegnante di liceo, cioè praticamente Porta Napoli e Porta Lecce. Quindi fermarci ad un pubblico che sappia sentire, capire, amare e poi evidentemente mandare a memoria, ripetere e tramandare le cose scritte nella nostra lingua, che io non chiamerei dialetto, perché il dialetto è un elemento diminutivo di un valore assoluto, qual è quello della lingua. Per certi versi, se si va a scoprire fino in fondo, e chi ha lavorato in questo ci dà un esempio importante, probabilmente la nostra lingua ha più vocaboli della lingua ufficiale della nostra patria Italia. A casa nostra si è sempre usato la lingua tarantina, e la si è usata con il garbo che io penso la borghesia tarantina ha dato alla pronuncia, una pronuncia particolarmente colta in alcuni casi, mai legata a quelle gutturalità, no, terribili, tragiche spesso, che sono del popolo, ma non appartengono, diciamo così, alla parte colta, consapevole, che usa la lingua materna come momento di rappresentazione di se stesso, di liberazione. Parlare in lingua tarantina è parlare facilmente, immediatamente, arrivare subito alle cose, perché una delle caratteristiche di questa nostra lingua è appunto questo immediato rapporto con le cose. Questo nostro popolo, che voglio dire, è inutile nascondersi dietro un dito, nasce in fondo, è vero, sì, antropicamente 2000-3000 anni, Sparta e tutto il resto che sappiamo, però di fatto poi la Taranto che noi conosciamo, nella quale ci viviamo, nella quale ci muoviamo, è una Taranto che nasce 150 anni fa e che ha dovuto, no, con qualche ansia, con qualche dolore, con qualche disattenzione, trovare un elemento di coagulo, un elemento di comunicazione di una società che deve essere partecipe. Non credo che questo sia avvenuto immediatamente attraverso la storia, perché se i nostri recenti coloni di fine 800
venivano qua da tutte le parti del sud, ma anche d'Italia, e le prime cose a cui pensare erano di fare piazza pulita delle mura, piazza pulita della torre di Raimondello, volevano gettare giù il castello, gettarono giù la fontana. Non mi pare che questo fosse proprio un inizio di partecipazione ad una storia comune. Io credo che questa nostra città si sia incontrata su due elementi importanti. Ecco perché sono benedetti gli scrittori e i poeti che tramandano questo collante della nostra società: la lingua e il gusto, che, badate bene, vanno molto al di là di quel fine 800 al quale noi chiediamo di appartenere. Quella nostra pronuncia, spesso così cupa, così dura, ha una sua valenza incredibilmente storica, perché è probabilmente una sonorità che ci viene dalla Grecia. Le pietre si muovono, gli edifici non ci sono più, la Taras gloriosa non esiste, ma esiste questo elemento di continuità che, raccontato ed è scritto e pronunciato con consapevolezza, può dare fascino e lustro a questa nostra città che usa questa lingua, che è veramente la lingua di 2-3 mila anni, almeno nelle sonorità. Questa città, e chiudo perché altrimenti non siamo nei tre minuti previsti, ha questa dimensione che rimane eternamente legata al fascino del suo territorio. Quando mi viene di fare lo sciocco e mi chiedono: ma come è stata fondata questa città? Ma io dico: sapete, secondo me arrivarono, che doveva essere maggio, arrivarono al tramonto, infuocato, e mi disse: beh, qua bisogna starci. E aggiungo che il giorno dopo era troppo tardi per andarsene. Grazie. La figliola, come capita in tutte le nostre famiglie, intraprende il suo percorso di studi, si deve allontanare, la mamma l'accompagna, lontano, fuori dalla città, soffre perché parte, va via una parte del suo cuore, ma attenzione, è lontana dalla sua città, dall'altra parte del cuore. E pensa alla figliola, ma accanto alla figliola c'è l'amore per la sua città. Tornando verso casa, ascoltiamo ora Anna Bozza. Tornando a casa, dopo le strade, becca come treno, fuggio le cose, salvo le montagne. Non mi rogno che mi faccio più, fuggio una chiesa, mi zanna campana. E mentre fuggio la luce, arrivo scuro. So che tramenta, ma non vedo lì, una galleria astuta che lo colora e aggiunge a questi cuori più tormenti. E ancora faccio un bacio al finestrino, una vigna, un paese, una stazione, accendere che parla una puntina, passano fiume, arrivano stradoni. Una stato domandando: ma tu sei sciocco? Ma tu mi ha? Che c'è tutta sta fretta? Avrei tasso non mi ascostumato. Nessuno mi dà dentro e mi rispetta. Ha chiuso l'orecchio e lento mi appapagna. Non saggio quando ti paghi dormuto, o solo mi stai spirita a montagna con un raggio suendo mi ha sputtuto. Se o, sento, anche per tutto conto, intanto tutta fuggia come un treno. Ma da sto vetro a un certo punto pancio completamente, tutta a scena. C'è che ne rallandoro le campagne. Ora mi stai pure famigliore, non vede più né fiume né mondano. Tutta si ferma, non mi pare vero. Sfando da suena, ma stai di giù ancora. Guarda stazione, guarda ferrovia, spiccia con scappa, scina, gli so fuori. C'è sto con te, sto cattardo mio. In calce al volume di poesie di Anna Bozza ci sono delle fotografie splendide. Non lo dico perché è qui presente, anche perché non ci vedevamo da anni con il preside Franco Scherma. Per me rimane il preside Franco Scherma.
non ci vedevamo da anni e non sapevo, non conoscevo questa sua passione. Io ti faccio da parte mia i complimenti, davvero splendido e splendida l'idea, credo che sia di Piero Massafra, grande volpe dell'editoria, l'accoppiamento tra poesia e foto, veramente, veramente bello, bello e compiuto, e mi ha creato grande emotività nell'ultima fotografia, quando dice quando Taranto diventa cartolina. L'altro ieri mi trovavo casualmente nella città vecchia, qui presente credo Nello Di Gregorio e Nicola Giudetti, altri simboli della nostra città vecchia, e mi facevano visitare molto cortesemente gli ipogei, spiegandomi che loro, con le loro mani, con la loro forza, con le loro scope, hanno pulito questi. Questo per dire che cosa si può fare per amore della propria città. Questo mi rende un po' non timido, perché non sono mai stato timido, però mi rende un po' così disorientato. 5 anni fa, se qualcuno mi avesse detto tu farai delle fotografie che forse saranno anche apprezzate, io ci avrei riso su. È vero. Infatti, se bisogna assegnare una causa prima tutto questo discorso della mia carriera fotografica, io sono un fisico, quindi immaginate, sono completamente fuori dal discorso professionale, il classico proprio dilettante, però un dilettante che per cause diverse si è trovato, no, a gestire un ramo della cultura a me completamente sconosciuto. Come è avvenuto questo binomio con Anna? Galeotto fu fermo, perché vedevo che quando pubblicavo le mie foto Anna dava un suo giudizio che non era sempre, diciamo, era severo ma serio, e io sentivo il dovere di rispondere come si fa fra persone. E poi di là siamo passati alla telefonata, ci scambiamo il numero, chi sei tu, chi sono io e tutto il resto. Poi la cosa piacevole, finalmente, io sono un catalbiano verace, di tarda vecchio per dire, no? Mi piace tanto il dialetto, lo so parlare per quello che posso, non lo so scrivere, forse lo so leggere. Tante volte chiamo Anna e io che scrivere una frase da Randi, come devo fare a scriverla? E lui mi detta come si deve fare. Non lo so fare, però mi piace tanto parlare. Mi fa sentire un cittadino di questa città, anche se poi in effetti stiamo vivendo, no, un periodo in cui i giovani, io sono stato in mezzo ai giovani di tutte le età, è vero, ignorano completamente la loro identità. Io mi identifico con il dialetto. C'è chiudi chi stuecchio, c'è cosa stai strana, caduce, ma picchia, ma porta. La sua nefrasto e non dono, come se vuoi comporta. E vede una strada, una piazza. E dopo c'è no da pammona, e essere da un palazzo che scira da stena fondona. Do sul sacco d'una, non so chi non c'è. A grande, sa sconde e sa vita. Ma l'altra che sei più barbanda, a chiamo con Lucca le grida, e ancora pomona scappanna, casanna che ha giostra una volta, e intanto in dall'aria si spanna, una dura di zucchero per l'ora. O come lo sbatta domina, chiamiamo su a chi darò plora, uccido ste 50 lire, c'è faccio, chiamiamo, chiamiamo. Anzi, si abbracciata si parte, a grande muraggia a piccenne, la faccia volano su a Marte. Ma quando quei chiami si scende, ma io da mattina paura, vamo a nostra giù da sola. C'è chiude chi stuecchia sicuro.
me la sento stringere a cuore. La poesia Amore al sole a Tarantina è completamente differente. Purtroppo è dedicata ai drammi che viviamo e che stiamo vivendo, che non risparmiano né grandi e purtroppo neanche vicini. Amore al sole a Tarantina. Questa tu ma sì che tarda a scuola, manista mamma che pronto latte. Veniva meno di un quarto d'ora, tipo con preparare un paffrat. C'è colore, puerta figlia mia. Sei bianco come una cena da cannella. Non facciano sparite le scagnie. Ah, vieni, mo, cadiamo sulla fredda. 40 doli niente, che ho dato. Madonna santa, ma c'è se succede? A chi chiamano subito dottore? Qua viene a casa prima e tutto vede. Non c'è una scusa per conoscere la scuola. Ma credo, ma... non mi sto cassendo. Mamma, ma tu te faccio da bagnolo, poi chiama a scuola e spiega sta facendo. Ma mi dico, la polla mi sopporta. Se vuoi parlo senza cussa a scuola. Signor, guagnolo che recoverò. La mamma intende. No, e non risponde. Novanna aveva ancora tu masina per sacarite da periferia. Non ci fu portonata da Odostina. Allora mi hanno avuto una malattia. E io ho vinto, io ho tramontato su questa città tradita e maledetta. Adò le figlie scappano lontano e a c'è l'umano non può fare progetto. E io ho vinto, io ho tramontato su questa città tradita e maledetta. Grida una mamma, ma sente da lontano se vuoi costrare il suo cuore, vuoi cuscetto. Il dialetto è una dimensione rivoluzionaria della democrazia, e non lo so, è una lingua, però tutti noi abbiamo l'esperienza che abbiamo le scuole elementari, andiamo al liceo e dobbiamo studiare l'italiano, la lingua italiana si studia, le regole, l'analisi logica. E poi dobbiamo studiare l'inglese, si studia, i libri. Già questo è un fenomeno classico, perché non tutti hanno la possibilità di continuare le scuole. Quindi rimangono con l'italiano fermo alle scuole elementari, quando la prima alle scuole medie, con tutti gli handicap che ciò comporta. Il dialetto, la lingua di un posto, usare il dialetto è assolutamente improprio, la lingua la studiamo nelle scuole, ci sono le regole, dobbiamo usare i congiuntivi, dobbiamo usare l'analisi logica, no, la lingua fa parte di noi, da quando nasciamo a quando moriamo. E la prendiamo per sentito dire. La lingua locale è il vero libro di storia di un posto. E in quanto democratico non c'è bisogno di andare all'università. Oggi si parla tanto, no? Ha scoperto l'acqua calda. Cosa dice? Ma ascolta, tutto chi ci ha fondato, ha fondato tutto questo, questo. Ma se noi andiamo a vedere la nostra lingua, osserviamola, perché noi la parliamo ma non ci riflettiamo. Taranto subisce tante dominazioni, tante civiltà che si succedono, e a un certo punto, ma noi abbiamo avuto i francesi in questo territorio, sì, e ci hanno lasciato i regalini. Lo stesso dicasi per gli spagnoli, per i tedeschi, per tutti coloro i quali, gli arabi, sono passati da questo territorio. Però il cemento comune è sempre l'impostazione.
Impostazione! Quella è comune! Ecco che parliamo di storia, siccome nulla nasce dal caso, se nella lingua tarantina noi ci ritroviamo tutte queste parole provenienti dall'estero, non è che sono piovute dal cielo, è perché queste culture sono state qui. E quindi il linguaggio come un marchio di appartenenza, un timbro. In Italia stanno 3.000 dialetti, 3.000 lingue. Solo la Sardegna la fa studiare a scuola, la loro lingua, solo la Sardegna. Andiamo avanti con il nostro discorso legato alla lingua madre. Una delle caratteristiche meravigliose, e qui noteremo dei paradossi incredibili che sfiorano, è il senso ironico della nostra parlata, della nostra lingua. Fateci caso. Noi possiamo essere immersi, come lo siamo, nelle più grandi disgrazie dell'universo, da quando siamo caduti in disgrazia. Quello che non manca mai è il senso ironico del dialetto tarentino, della lingua tarentina. Potremmo fare 1.600, no? Già l'impostazione di uno che ti sta prendendo per il culo. Purtroppo questa impostazione poi la usiamo sempre e talvolta anche contro di noi. Oppure scendiamo nel campo della parolaccia, che di per sé è una cosa volgare, ma è così che non si dice, non è che non lo mandamento, dopo va via all'interno. Ma le nostre parolacce sono talmente colorite, talmente estreme, dove si supera l'immaginabile in quello che viene detto verbalmente con la lingua tarantina, che la volgarità si svuota e la lingua diventa fantasiosa creatività. Anche a fare carne a giacchetta dopo morire. Due si stanno iniziando litigando. No, non è stato scappato, dove? Tagli a fare carne a giacchetta dopo morire. Non lo so, il giacchetto, tutta stranzata. Mi devo dilaniare. Devo dicendo. Mamma, mamma, Odo, Molavè. La musica. Molavè. Molavè. E ci ritroviamo le nostre antiche origini, dove nella lingua hanno studiato l'università? No, hanno capito le lingue? No, basta fare un po' di attenzione, qualcuno che dà qualche imbeccata e la mente si illude. Io mi ho fatto la denizia di parlare da sé, quindi sta anche lui. Poi però devo riassumere tutto in spartano, perché è la nostra origine, tutto in voi padroni. Anagos. Cattato muri. Si deve quelle di suo potosino guardando l'accia come un paziente. Sparisce ce la vidi da cucina. Ce non c'è il cuspiccio malamente. Sta volta l'accia. E ho guardo tutto spesso. Con me sto vino e me li do Marseille. Tu non si degna manca da munnezza, poco muzzo, spicci d'occhio. La vita è stumbriaca a tosa vista, saluta che c'è come un pavo, ma sulla carne un prodotto, un dottista, ma tutto il resto, non si farà conto. E non lo codichio, come fa grana, ma a voi sta cosa occhio che domani. Quando fai cito con se tu metti, ma c'è mentire, lancia, o muzzo sì. Non stai niente che mi spicciò a fondo, c'è un putrosino e non ce l'ha accusato. Suo volto, non so certo non condurre,
Culebraciul la pazzana zecca. Tu capatone, dopo lo balletto, mi dà frizzolo perché mi aspetta. Io mi presento qua, ghiacciate sola, per la gradoccia a pranzo di nato. A me adesso che non mi ne c'è tutto. Facciamo altro, ride e senza appunto. E intanto faccio il vino in otto ignoro. Guarda e ride. E beva ancora. Poi dopo parola dice la sicurtù. Sa tavola, sono l'unica padrona. Un bello che andava avanti sul sul, e potrò si ama, stava a fango. Visto che stiamo sorridendo, continuiamo con un'altra poesia dove diciamo, la protagonista è una persona direi indispensabile nelle nostre famiglie, però che ha un lavoro purtroppo non retribuito e che non va mai in ferie, a casalinga. Le ferie da casalinga. Sto che domanda chiudo qualche una. Quando è che a casalinga può scegliere in ferie? Chiede che non ci sia sotto a padrona. Quando è un momento giusto per svaria? Se già ci ero spugnato con la pietra. Questa è festa tutta l'anno, le ferie, a queste scemare carrette, ma cucina la vasina e spagna. E brava, brava, c'è un mestiere felice, tu capo una femmina bacchetta, con tuo governo manca si capo, c'è te grida che è una macchinetta. Tu stai essa, ma c'è un mestiere dici, non chiedo mia regina, cosa a me. Bacia la cucina e bacia la lavatrice, sarà che faccia la serva, e tu sul re. Dite che tu stai sbaglio, sta stagione, le giorni delle ferie che gli ha avuto, l'ha portato a bacio a tramontone e ha fatto tutto quello che ha voluto, gratta gratta, pizza, rugelò, ha visto da mamma tutta la sera, a lungo amore per una camminata e poi mi è uscita a chiarazzare aquella. Ma tre giorni è pasticciata a pacchia, o se mi ha fatto fare d'occhi anche a rete, che avevo consulto e poi visto che sa chi riso fatto tre cose da niente. Questo deve essere anche da me. Ma non mi viene da cominciare la scuola. Io torno a fare il rinda putè e io ero per mano sola, sola. Ecco c'è cosa aspetta una casalinga per pigliare il git. Quando nessuno chiude un buon fischietto e la voce stare in voce e città città. Una delle persone che lei preferisce ricordare insieme a tante altre e Domenico Candelli, che sì. Lei definisce nel suo libro, adesso tenterò di leggerlo in dialetto tarantino, l'engalong, mentre io, afferma sempre nel libro Anne, porgendogli la mano gli avrei detto grazie maestro, e lo ringraziamo tutti quanti. Adesso qualcosa di nostalgico, di un po' triste, è dedicata al padre, questa poesia, che l'autrice immagina già alle porte del paradiso. E è un dolore, ma è soprattutto un ricordo di quello che ha rappresentato per lei il padre, come per ciascuno di noi. Prego. La poesia si intitola Non te becchi un pena. È stata scritta il giorno del suo funerale. In pratica, 13 quartine quel giorno, come se mi fossero state dettate. Non c'è stata brutta copia. In pratica la poesia non è triste in effetti, ma è anzi abbastanza vivace, un vivace dialogo che avviene tra mio padre, il maestro, e l'apostolo Tommaso. In quei tre quarti d'ora in cui i ragazzi del 118 cercavano invano di lasciarlo tra noi, ma lui aveva ricevuto un invito. Non te becchi più. Vido, ma è, hanno tuzzato la porta. Tu un
Primo, vai a Promo. Chi è questo saggio? Ha lasciato proprio storto, dicevo, con chi è prima da controllo. Poi apro, mamma, poi apri, c'è sta guerra. E c'è la e c'è questo dove? E c'è te critica se sei sulla terra? Ma tra sé, c'è no come zarrino. Vabbè, ma state zitte, zitte. Non siamo abituati da sta cosa. Come ti chiama, dimmi? E sai che aspetta? Tra sé, io sono tu mossa. Sono Ciccio Volzo. Buongiorno, signorina. C'è te che a dire come sta tu fatti, non ci saggio. Però una cortesia, fanno mica da questo cascato. Ma dove anche? E c'è il suo giardino. E qui d'amica che mi ha presentato. Fammi capire. Che c'è il nuovo vicino con tanta cosa che tenne da fuori? Un saggio. Ma sarà casa scordata che viva a Ghianasus stamattina. Eppure, nessuno ha preparato. Agnita, Catalogna, pane e vino. Potevo darmi almeno appuntamento e non uno scappefuccio all'improvviso. Compà, ma c'è se dice? Ah, veramente, ma che paradiso. Ma che capito? Sto a casa soia. Di qui da mica di rivoluzione. Facciamo la maestra tutte e due. Io in una chiesa e io sono in costruzione. E tu? Si guida che mi hanno contato che è stata brava l'apostola diversa. Quella famosa mani d'Augustato aveva da 3-4 scaffa a smers. Brava, c'è lui, così sapeva fare la fede, non si tocca con le mani. Si sa che quando mi ha custodito ancora a dimostrare l'amore per l'attore. Ma mo c'è lui, si dammi, è pronto. Lo sai che tu mangi a mezzo a Dio, grazie ma è... Ma poi c'è poco a conto, ma non esce, non c'è una scortesia. Però, cioè, ma puoi parlare niente. Stai pronta a baciare un volpo con la lia. Facciamo che tu usci in appressaglietto. Ma chi ha votato a solo Maluccio? Sarà che tu proprio non ci hai capito. Ma sto cacocchia a tutta assieme. Ma questa che mi hanno dato qui d'invito. Spezziamo un po'. Ci avviciniamo velocemente alla conclusione e l'immagine, l'animo di Anna Rosa è legata al Natale. Se voi pensate, io ho conosciuto 7, 8, 10 anni fa Anna Rosa in occasione di un episodio molto semplice, ma tanto tanto significativo. Accompagnava nella mia scuola la figliola e aveva organizzato una mostra di presepi. La figliola dice anche mamma, scrive poesie in dialetto e fa i presepi. Naturalmente per arricchire la scuola disse fa venire mamma, fa vedere. Sino a quando è arrivato il momento della consegna del presepe, vedo questa signora, timidona, almeno così appariva, che portò un presepe che era raffigurato in una macchina da cucire Singer. Mi colpì tantissimo perché io avevo una mamma che era sarta, che cuciva su una macchina da cucire Singer, quindi era un po' ritornare indietro. Era fatto un presepe che era davvero stupendo, perché non è brava solo a scrivere Anna Rosa, signora Maria, è brava anche a fare tanti presepi, quindi può essere fiera di questa come delle altre figliole. Un applauso alla mamma Maria. Arriva, sta per arrivare il Natale, ieri è stata Santa Cecilia, inizio tradizionale tra la nostra gente del periodo natalizio e si sente odore di pettole. E le pettole, io ricordo, perché al di là del fatto che non so parlare in dialetto franco, e però in questo periodo noi andavamo con mio fratello e mia sorella, perché mio nonno e mio padre sono nati sul pendio Lariccia, sul caso del Beato Egitto. Quindi attraversavamo il ponte, il dottor Bellacicco, attraversavamo il ponte, perché si usava all'epoca che i figli dovessero la domenica, specialmente di Santa Cecilia,
portare i biscotti fatti in casa e il caffè o il cioccolato a seconda dell'età dei genitori. Petale Caffè è una poesia che ho scritto circa 15 anni fa, però è sempre attualissima, anche pensando agli ultimi avvenimenti tragici di questi giorni. La ricetta tutta a bagno stamattina, ogni risorsa e a pizzica una lucida vicina. All'ora da pasta e pronti da frazzola, se mettono gli a fervere, cambacciano a calore. Picce non meglio cuore sta bella pastura, picce non la prece che creggia una cava. Manca la dolo dolce di questa frazzolata, ma porta un'allegria a prestarsi su mano. Vertocchi ancora a pasti da cucchiara e qua la fucina ci va bella bene. Manda l'orecchio in un telegiornale ma faccio sentire ogni appoggio di lei. E mentre la regia si azzuccava anche di dolite chiama lo ognuno, sente che ancora non l'hanno spicciato. E ora aperti da chi denazione. Dando se stringe un cuore vita a me per l'impotenza e paviglia che lì. Mentre sua banca, petale e caffè, cerca perdono e mascino anche a Dio. Per concludere, così qui passiamo ai ringraziamenti di questo gentil sesso, dico io stasera. Voglio riferirmi solo alla gentilezza, su! Vabbè, dai, vabbè, rimangio, passiamo ai ringraziamenti, ok? Dopo questa, l'ultima delle mie poesie. Una calorina. Notranno se nasciuta. Non c'è canciata linda, ancora se ve a spinta, randa randa, e botta la sicurtura. Non sono segni più niente a sto uomo. E ancora un'altra. Arrivo puntuale quando passa, a come a nombre, segni più non lascia. E a voi che zista affrisce la mattina, tanto per scazzare la tradizione. Niente può più tornare a come a prima, c'è non si insegna che non uscì o diciuna. Fa più saccarata di penitenza, che può fare sentire meglio qua la coscienza. A chi è una chiona? Se stessi tu da fiamma tu fuoco che non arriva il tuo cuore. Per una rovina che suonava la mamma e a tumbolata, a pressa il fratessore. Ormai tutta stai morta. Ho dato un altro, qui da me, a sé mi manca. E mi sentato un po'. Ma ti marrete molto la fantasia. Torniamo tutta rete in tua passata. E non c'è una frascina appazzacata. A nonno mi stai con un libro cuore. Papà ti fa un presente, sai la storia, da famiglia, regna, poi amore. Ma meraviglia, è gioia di cuore nostro, non sa mugnare, sa presentare la porta, su un'anna pastorella da maestra, o qua pure c'è tutta buona sorte. E non sa grotta santa di bambina, faceva festa con questo sconosciuto. Ma poi vivo con un bicchierino, castagne, fove e cicera lustro. Ma più ne menazza che c'è la fantasia, con fatta che appartiene al passato. E chi cerca una cosa? Quello mio. A sé non manca. Non mi sento a rubare. Con queste bellissime note passiamo ai ringraziamenti. Comincio da destra questa volta, dal direttore della Cicco, ci ha fatto una lezione davvero stupenda. All'effetto di Franco Scherma, questa sera non mi ha fatto neanche una. All'Enopio e all'invito a Piero Massafra a coordinare quest'opera con tanta pazienza per questa grande e bellissima città. Prima di ringraziare io tutti passo la parola ad Anna Bozza, perché la serata era sua
ci ha beato dei suoi bellissimi versi ed è giusto che sia lei a darci da rivederci. E come si fa a non emozionarsi, dai? Io a precisare del pensiero del pazzo. Però con questa scusa ho strappato un bacio ad Anna Porta. Siete stati gentilissimi, ma è come se questo bouquet lo avessi anche ricevuto da tutti voi, perché siete stati veramente carinissimi a partecipare a questo che non è una commedia. Qui al Teatro Turoldo solitamente vediamo le compagnie teatrali, io non sono né un'attrice né un esponente di una compagnia teatrale, quindi sono semplicemente una persona che vuole trasmettere delle emozioni scritte in versi dialettali e soprattutto cercare di, in questa maniera, di farvi avvicinare anche solo con la curiosità a scriverlo pure il dialetto, e quindi sarebbe anche un inizio di una svolta per la nostra parlata, che viene un po' scritta solo come codice fiscale. E niente, questo bouquet lo dedico a tutti voi, appunto, che avete avuto questa gentilezza di venirci a trovare, di venirmi ad ascoltare, e un ringraziamento va a loro che sono stati veramente, veramente tanto, tanto carini, anche l'indisciplinato Marcello della Cinque.